Allora, torna a star bene in TV, il programma a cura dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. Avete anche i riferimenti alle pagine social dove potete trovare l'attività dell'ASUIZ. Questa sera è con noi, è tornato il professor Giancarlo Tirelli, direttore della clinica otorinolaringoiatrica di Catinara. Buonasera, Buonasera professore, a grazie lei. per essere tornato a trovarci. Oggi parliamo della robotica. In questi giorni noi è andato in onda uno speciale che abbiamo registrato, credo, una decina di giorni fa, quando il sistema Da Vinci, se non mi sbaglio, è stato presentato. Ed è qualcosa di assolutamente, verrebbe da dire, rivoluzionario, se non fosse che in realtà ci si arriva per studio a queste realtà. Che consentono cosa, soprattutto, professore? Dove il robot è una macchina che permette al chirurgo alcune manovre che altrimenti non sarebbero possibili. È un grosso aiuto tecnologico che aumenta notevolmente la precisione operativa, consente di effettuare degli interventi chirurgici mini invasivi. Noi abbiamo intanto, possono partire delle immagini che penso sia proprio riguardano una serie di interventi che avete effettuato voi, no? Se non mi sbaglio. Sì, siamo già partiti, la clinica urologica col professor Trombetta ha già effettuato un paio di interventi e due interventi per tumore maligno della gola li abbiamo effettuati noi in autonomia. Le due pazienti tra l'altro stanno molto bene, sono state operate 5 giorni fa e penso che domani verranno dimesse. Hanno già ripreso l'alimentazione, quindi tempi di recupero estremamente veloci. Qualcuno potrebbe pensare, sbagliando certamente, però giova forse anche precisare questo, no? Si tratta, appunto, lei lo ha detto, di interventi anche importanti, cioè non è che la chirurgia, mini invasiva, per forza di cose, c'è questo, insomma, il prefisso mini, che magari Certo. qualcuno potrebbe anche equivocare, no? Cioè qui si tratta appunto di cose. Di chirurgia maggiore, chirurgia oncologica, quindi chirurgia eseguita per tumori maligni con filosofie mini-invasive. Mini-invasiva significa riuscire ad arrivare al tumore per eseguire la resezione, limitando al massimo l'impatto fisico sul paziente. Faccio un esempio per il mio distretto, io opero i tumori della testa e del collo, nel mio distretto mini invasivo vuol dire sfruttare l'apertura della bocca per riuscire a togliere tumori della gola o della laringe, oppure sfruttare le fosse nasali per asportare tumori del rinofaringio, della base del cranio, oppure sfruttare l'orecchio per arrivare a tumori del basicranio laterale. Quindi queste sono tecniche mini-invasive che raggiungono il tumore per poterlo asportare, limitando al massimo il danno per il paziente. Questo tipo di procedimento, no, può eventualmente anche rendere operabili alcuni tumori che fino a qualche tempo fa venivano definiti inoperabili per via magari della posizione, eccetera? Allora, il grosso limite della chirurgia robotica per il distretto testa e collo è l'esponibilità, cioè se io riesco, grazie anche al robot e alle mani del robot, a visualizzare il tumore, quasi sicuramente grazie al robot io riesco ad asportarlo. Quindi il robot riesce ad andare oltre quello che riuscirebbero le mie mani. Io in quel momento opero con le braccia del robot, le braccia del robot che hanno un diametro, possiamo scegliere, fra 5 e 8 mm. Quindi lei Ah, ho capisce che capito. rispetto alle nostre mani il vantaggio è enorme. Inoltre sfrutta una telecamera che viene introdotta all'interno del paziente, la quale ha un angolo di visuale assolutamente variabile e quindi ci consente di vedere delle zone che altrimenti non sarebbero visualizzabili a meno che non si utilizzino tecniche invasive. Faccio un esempio. Nel mio campo, per avere una visione paragonabile al robot, io devo aprire la mandibola, Ho eseguire capito. l'aspirazione del tumore e poi richiuderla. Mi sembrava anche di aver letto nella scheda di presentazione che voi potete anche vedere, non voglio dire tipo in 3D o comunque con un angolo proprio quasi vi consentirebbe quasi di essere, adesso uso un termine mutuato dalla pubblicità cinematografica,
quasi dentro. Esattamente. Le tecniche, noi siamo partiti come Clinico Torino, siamo partiti immediatamente perché la chirurgia transorale è una chirurgia che stiamo già attuando da diversi anni, con le tecniche e la filosofia della chirurgia mini-invasiva. Quello che cambia è che fino a 2 settimane fa lavoravamo guardando su uno schermo, quindi in 2 dimensioni, sì, su un monitor. Grazie al robot invece la visione è tridimensionale, quindi noi appoggiamo i nostri occhi su un visore che ci dà le 3 dimensioni. Quindi è un vantaggio notevole, soprattutto nel vantaggio di precisione. Quando le nostre mani si muovono in un contesto fatto da altezza, larghezza e profondità. E senta professore, ci si deve in qualche modo, sui termini come sempre ci si può mettere d'accordo meno, come ci si, virgolette, allena a operare con questa macchina? Non credo che uno possa farlo così, c'è bisogno. Dunque, noi siamo partiti subito, io ho avuto la fortuna di fare 2 corsi negli Stati Uniti, tra l'altro anche relativamente brevi. È molto importante per capire qual è la curva di apprendimento e la durata della curva di apprendimento che background ha il chirurgo. Se certo. Il chirurgo è un chirurgo che ha già dimestichezza con le tecniche endoscopiche e le tecniche mini-invasive transorali, ci mette pochissimo ad imparare. Io con 2 corsi della durata di alcune ore immediatamente sono partito. Ma perché? Perché con robot non ho nulla di più difficile, anzi vengo messo nelle condizioni in cui sono normalmente abituato a operare, solo facilitato dalla tridimensionalità, da una visione migliore, quindi la mia curva di apprendimento è assolutamente minima. Per i giovani invece la curva di apprendimento è abbastanza lunga. Poi tenga presente che uno dei limiti è che non puoi partire operando solo con tecniche robotiche. Se succede una complicanza, devi essere in grado di gestire la complicanza, e molto spesso per gestire la complicanza è necessario convertire una tecnica mini-invasiva in una tecnica cosiddetta open. Sì, e quindi fa parte della curva di apprendimento ovviamente anche l'apprendimento di tecniche tradizionali open per chi inizia a fare questa chirurgia. Laddove invece mi pare bisogna anche, non so se il termine è corretto, riallestire la sala operatoria, cioè voglio dire si è dovuto anche pensare non soltanto al lavoro del chirurgo, ma anche al lavoro dello staff in pratica. Assolutamente, no? C'è un gruppo che ha, grazie anche alla disponibilità dell'azienda, al professor Trombetta, che è il direttore dell'urologia, hanno fatto un training, anche tutte le persone che si dedicano a questo tipo di preparazione, infermieri professionali, strumentisti, e quindi alla fine c'è un gruppo di persone, non è solo il chirurgo alla console che lavora, ma è un gruppo di persone assolutamente addestrate per far fronte alla preparazione di questo tipo di intervento, che è abbastanza lunga, insomma c'è circa 1 ora di preparazione per riuscire poi a partire. Sono interventi anche lunghi, cioè quando noi parliamo di lunghezza che scala diamo in questo caso? Dunque, chirurgia robotica per noi un intervento può durare da 1 a 3 ore. Consideri che non tutte le resezioni tumorali si limitano esclusivamente all'asportazione del tumore. Una volta anche deve essere ricostruito. C'è la ricostruzione, altre volte dobbiamo svuotare i linfonodi laterocervicali, quindi questi sono interventi di necessità open che devono essere associati all'intervento eseguito con il robot. Sicuramente comunque il robot, oltre a dare un vantaggio al chirurgo, sta aprendo delle porte che daranno una progressione enorme. Le faccio un esempio: noi lavoriamo a Catinara, abbiamo una sala dedicata e il chirurgo che lavora alla console lavora a circa 4 metri dal paziente e ovviamente sfrutta dei cavi per via digitale. Come il chirurgo opera a 4 metri dal paziente, potrebbe tranquillamente operare dal proprio studio, e operando dal proprio studio significa che potrebbe tranquillamente, un chirurgo posizionato a Trieste potrebbe operare un paziente che è
ricoverato in una sala operatoria, ad esempio a Udine. Sì, sì, Quindi è l'inizio della chirurgia. Di una chirurgia altro che 4.0, qua siamo all'evoluzione, ma sarebbe assolutamente possibile in questo momento. Ovviamente se il paziente sta a Udine, il chirurgo è a Trieste, ovviamente chi è a Udine deve essere in grado, in caso di necessità, di intervenire e convertire, ma da un punto di vista tecnologico ci sono tutti gli elementi per poter operare a distanza. Mi hanno detto, adesso non so se è vero eccetera, perché io non c'ero in quel momento, che quando il robot che si chiama Da Vinci, questo che in questo è in dotazione caso, sì, alla sua catinara, quando il robot è stato presentato, ci sono stati anche dei suoi colleghi che erano persino commossi. Sì, mi hanno detto. Infatti è stato un momento, penso, estremamente bello. Il professor Trombetta, il direttore della clinica urologica, ha rincorso per mesi e mesi questo ambito traguardo, e alla fine, quando ha dovuto presentare, insomma, all'opinione pubblica, alla stampa, la sua piccola vittoria, ha avuto un attimo di commozione che va assolutamente interpretata come un fattore positivo, perché segnala lo stress e gli sforzi che molto spesso i chirurghi devono fare. Io dico sempre, nel momento in cui posso iniziare a operare, la gran parte dello stress è superato, sì, perché faccio il mio lavoro, sì, ma c'è tutto un insieme di problematiche legate ad aspetti economici, organizzativi, tecnici, che stressano il chirurgo forse di più dell'intervento chirurgico. In questo caso c'è stato un lavoro di equipe, bisogna ringraziare il professor Di Lenarda, il dottor Deli Quadri, c'è stato un grossissimo movimento alle spalle, e il professor Trombetta ha avuto il coronamento, insomma. Perché urologia è forse tra le, diciamo così, tra le discipline adesso quella che può sfruttare più delle altre l'impiego, direi, più principale nella chirurgia urologica è la resezione del cancro della prostata. E là sì, bisogna andare. Là bisogna andare in maniera molto precisa per ridurre anche in questo caso i tempi di ospedalizzazione. E l'alternativa è una chirurgia open, che è più dura, ma soprattutto più lunga, e inoltre presuppone un ricovero più lungo, un tempo quindi degenza maggiore, e quindi là c'è proprio un impiego specifico e forse più diffuso. La chirurgia testa e collo ha un vantaggio soprattutto per i tumori maligni della gola, che purtroppo noi sappiamo, ne abbiamo parlato insieme diverse volte, sono purtroppo in aumento, e quindi sicuramente il robot, se riusciremo a mantenerlo qui a Trieste, come noi chirurghi ci auguriamo. Perché c'è questa dubitativa? Da quello che so, adesso c'è un contratto semestrale, e quindi poi la regione dovrà effettuare le proprie valutazioni, considerazioni per acquistare oppure continuare un noleggio. Insomma, ovviamente noi chirurghi siamo speranzosi di poter continuare, anche perché, come spiegavo prima, è solo l'inizio di una nuova era. È l'inizio di una nuova era, e rimanere lontani da questa alla fine significa rimanere indietro. Adesso siamo in tempo a recuperare il robot, considera che già in Italia è usata diversi anni, e qui dovevamo ancora partire. Anche perché poi dopo chi rimane indietro con tutto è il paziente, no? Poi alla fine questo è infatti il discorso. Volevo chiedere una cosa su una cosa che lei ha detto prima, e che mi ha sempre, per dire la verità, incuriosito nel campo medico, ma anche in altri campi, che è il campo, proprio se vogliamo così, dei tempi. Cioè dire, 3 ore di operazione, per noi che facciamo questo mestiere, 3 ore è un tempo enorme, nel senso non riusciamo nemmeno a immaginarci, per certe cose, concentrati 3 ore su una determinata cosa. Immagino, appunto, come ha detto lei, che 3 ore sia una durata per un intervento, diciamo così, nella media, dai, ecco, adesso magari forse un po' meno. Passano queste, so che è una domanda un po' stupida, però mi domando, passano queste 3 ore? Cioè, volano. Guardi, le do dei tempi. Dunque, per un intervento demolitivo, per un tumore alla gola che interessa la mandibola, fra la fase demolitiva e la fase ricostruttiva,
che viene fatta con i chirurghi sì. plastici, se c'è una ricostruzione mandibolare si parla di 12 ore di intervento. Quindi interventi che iniziano alle 8 e mezza del mattino e finiscono a volte alle 8 di sera. E il tempo vola. Se io riesco a eseguire una diagnosi precoce, riuscire e riesco ad eseguire un intervento con robot, da 12 ore scendiamo a 3 ore. Sì, sì, quindi si immagina, se mi volano le 12 ore, 3 ore veramente è un attimo, poi sei concentrato e onestamente certo. il tempo è un parametro che è molto relativo anche al secondo. È estremamente relativo, non hai la cognizione del tempo che passa onestamente. Un'ultima domanda, professore, sempre per quanto concerne la ricerca, no? La ricerca in chirurgia va sempre più verso questo tipo di realtà ormai, perché questo è. Assolutamente, la ricerca deve sempre supportare la tecnologia, siamo su confini di nuove, non solo nuove tecnologie, ma anche nuove esperienze e quindi nuove ricerche. I risultati vanno acquisiti progressivamente, deve esserci una rete di professionisti che dialoga reciprocamente in modo da poter portare avanti. Sicuramente l'università e la ricerca sono parte integrante dell'innovazione tecnologica, cioè l'innovazione tecnologica senza la ricerca associata, in questo caso a parte da Leone la fa l'università, è sterile, non riesce ad avere la diffusione, la potenzialità che può esprimere insieme alla ricerca, quindi assolutamente. Mi sono accorto che abbiamo 2 minuti in più. Bene. Allora, è una domanda anche che io collegherei a questa, no? Nel senso, il chirurgo, cioè il primario, come si chiama adesso, è più direttamente interessato di determinati risultati perché sa che poi deve applicarli. Il medico di famiglia deve anche lui in qualche modo essere a conoscenza di queste cose per come avviene il passaggio di informazioni, chiamiamolo così? Il rapporto medico famiglia chirurgo o specialista è fondamentale. Soprattutto nei tumori del distretto testa e collo, medico di medicina generale deve assolutamente essere in grado di fare una diagnosi precoce e quindi deve sospettare la patologia e deve assolutamente indirizzare il paziente in tempi brevissimi dallo specialista. Quindi deve esserci un contatto diretto tra medico di medicina generale e specialista. Oltre a questo, il medico di medicina generale deve essere in grado di poter indirizzare il paziente nel centro dove si fa la chirurgia migliore. E quindi anche in questo caso lo specialista deve dialogare con il medico di medicina generale e deve spiegargli quello che il suo centro è in grado di offrire. Mette a disposizione. In questo caso, lo posso dire con estrema umiltà ma anche serenità, in questo momento a Trieste siamo all'avanguardia riguardo la chirurgia del distretto testa e collo, sicuramente. Professore, la ringrazio per essere stato con noi. Vi ricordo ancora, non so se sono passati di nuovo i riferimenti ai social dell'azienda universitaria sanitaria integrata di Trieste, ho paura che ho sbagliato, ma comunque dell'Auschwitz. Star Bene in TV torna la prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento e arrivederci.